Buongiorno ragazzi, la TuttoTech oggi vi presenta un prodotto che secondo noi va bene non solo d'estate, ma in generale per la sicurezza del vostro veicolo. Esatto, parliamo di una dashcam della TA, il modello è il CarView 3, è una dashcam che si applica sullo specchietto e che ha l'inquadratura sia anteriore che una telecamera posteriore. Ora ce l'ha prestata, diciamo, un nostro amico che l'ha ricevuta in regalo, quindi la vedremo già direttamente sulla sua autovettura. Già montata, però tenete presente che questa persona si è avvalsa di un'assistenza che si occupa di montaggio di autoradio, insomma, esatto. Un'elettrauto che fa un po' di tutto, e con 30 euro almeno qui gliel'ha montata quella anteriore. C'è la possibilità anche di montare la posteriore, che poi dopo ci ha detto che in un secondo momento farà. Ma non perdiamo tempo e vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. E lasciare un bel mi piace. E soprattutto quello. Ma adesso noi, Marco, lanciamo la nostra sigla! Vediamo cosa c'è quindi nella confezione. A parte naturalmente la dashcam che è già montata, quella anteriore, troviamo il cavo per poter montare quella posteriore lungo 8 metri. Cavo audio video e quello dell'alimentazione. Il libretto di istruzioni. La telecamera posteriore. La telecamera posteriore, e troverete anche i relativi biadesivi della 3M per poterli fissare. Altro cavo che serve per l'installazione, non so esattamente per cosa. I laccetti di gomma che servono a fissare lo specchietto della dashcam al vostro specchietto in auto, ne trovate 4. L'adattatore della micro SD, così da poterla utilizzare già subito, perché vi viene fornita anche una micro SD da 32 giga, quindi una volta che avrà girato i vostri video la potete togliere dalla dashcam, inserirla qui e vederla nel vostro PC. Se volete c'è anche l'adesivo con l'avviso della registrazione in corso, un porta micro SD, l'attrezzo che serve per poter inserire i cavi all'interno dell'autovettura per non farli vedere, e come dicevo prima la dashcam. Quindi ora spostiamoci in auto e vediamo un po' le funzioni. Ed eccoci all'interno dell'autovettura. Ma prima, perché comprare una dashcam? Gli utilizzi sono molteplici. Innanzitutto avete sempre un occhio che continua a registrare di continuo tutto ciò che avviene davanti a voi. Quindi questo può essere utile in caso di un sinistro, per poter fornire alla vostra assicurazione la prova effettiva di come sia andato il sinistro. Questo può essere utilizzato se viene risolta bonariamente la situazione, naturalmente. Se si dovesse andare in giudizio, le immagini sono a discrezione del giudice, che deve decidere se accettarle o meno come prova. Avere anche quella posteriore, che poi il nostro amico appunto ci ha detto che monterà, può servire naturalmente se dovessero portarvi la macchina. Generalmente si ha ragione quando si viene colpiti nella parte posteriore, però avere anche una prova visiva può fare molto comodo. Infine, questa dashcam ha anche la possibilità di continuare a registrare nel caso in cui subisca un urto da ferma. Quindi voi parcheggiate, andate via, vi colpiscono, parte automaticamente la registrazione per un minuto, 3 o 5 minuti, poi si potrà impostare. Quel tipo di file viene salvato in una cartella a parte, non viene sovrascritto dalla dashcam. Quindi anche questo vi può essere utile per rilevare la targa della persona che vi è venuta addosso e vi ha lasciato il ricordino, ma nessuna informazione su di lui. Naturalmente davanti ha un angolo di 170 gradi, dietro uguale, sempre 170 gradi, quindi se dovessero venirvi addosso lateralmente non c'è l'immagine che potrà dirvi di chi è il mezzo che vi è venuto addosso. Passiamo ora a vedere un po' le funzioni dello specchietto. Adesso, come potete vedere, è uno specchietto normalissimo, quindi inquadra quello che c'è dietro, basterà sfiorarlo e comparirà la visuale, quindi di tutto quello che c'è davanti. Come potete vedere l'immagine è ben nitida, viene fornita sulla destra la velocità a cui si va, l'orario e il giorno, e sulla sinistra ci informa che sta registrando. Rosso quando è in modalità loop, arancione quando invece rileva un urto,
quindi che registra quel famoso minuto o tre minuti, adesso andremo a vedere, che verranno salvati in una cartella a parte. Scorrendo verso destra ci si aprirà tutta la cronologia dei filmati fatti in precedenza, quindi da qui noi potremo andarceli a rivedere. Tornando indietro, facendo un tap, possiamo accedere a fare una foto, a far partire noi un video e entrare nelle impostazioni, che sono quelle che adesso ci interessano. Quindi dal menu impostazioni possiamo decidere la risoluzione, vedete è diventata 1080p, ricliccando torna a 2,5k, che è quella che gli lasciamo al nostro amico. La durata del video sta a significare i file che vengono creati in loop, quindi lui creerà in questo caso file da 3 minuti continui. Calcolate che con 32 giga all'incirca vengono fatte 4-5 ore di video e poi vengono sovrascritte. Con questa funzione c'è la possibilità di fare anche il time lapse, quindi la possibilità di scattare foto ogni secondo, ogni due, ogni tre, per creare poi un video che andrà ad occupare naturalmente meno spazio. La possibilità o meno di registrare l'audio, in questo caso era su on, lo rimettiamo su on. Il sensore G, che è quello che appunto fa partire quelle registrazioni che vengono poi salvate in una cartella a parte. C'è la possibilità di avere una sensibilità bassa, mezza o alta. Poi quello che parlavamo prima, il monitoraggio del parcheggio, stessa cosa, la sensibilità all'urto, quindi un basso, un mezzo o un alto. Se doveste mettere alto, probabilmente anche una forte folata di vento o qualcuno che si appoggia solo appena appena alla macchina farà partire comunque la registrazione. Qui avete la possibilità di impostare il vostro numero di targa che comparirà nelle registrazioni fatte. Standby LCD ci dà la possibilità di impostare quando deve diventare uno specchietto normale, quindi andrà via quello che viene registrato nella parte frontale e si visualizzerà semplicemente uno specchietto normale che ci permetterà di guardare nella parte posteriore. Abbiamo poi il formato H265, che è la codifica video, e 60 Hz, che è il frame rate col quale verrà registrato il video, quindi avete un'ottima scorrevolezza del video. La modalità USB è utile se per caso doveste smontare del tutto lo specchietto, lo portaste a casa, anziché però staccare da qui sopra, da questa parte qui sopra, la micro SD. Se voleste staccare tutto lo specchietto, con questo potreste collegarlo al PC e visualizzare i video. Proviamo poi Boot Sound, che fa parte sempre della selezione dei suoni all'avviamento del prodotto. Stream Media, nel caso in cui fosse collegata anche la telecamera posteriore, ci permetterà la visualizzazione o di solo quella davanti o solo quella dietro, oppure entrambe switchate sul monitor. Linguaggio naturalmente ci dà la possibilità di scegliere la lingua, settata sull'italiano. Impostazione del tempo ci dà la possibilità di impostare data e ora e formato. Formattare la memory, questa operazione va fatta al primo utilizzo, quindi una volta inserita andrete qui, cliccherete e farà la formattazione automatica. Ripristino delle impostazioni ci permette di resettare la dashcam alla versione originale. Versione ci dà tutte le informazioni appunto sul prodotto. Test GPS, ecco importante, non viene fornito con lo specchietto, con la dashcam, il modulo GPS, va acquistato a parte, vi metteremo sempre il link qui sotto, e si collega, è sempre questo, il GPS è stato sempre nascosto, quindi qui da qualche parte nell'autovettura è stato inserito il modulo GPS, che comunque è grande così all'incirca. Poi abbiamo il fuso orario da impostare. La calibrazione della velocità serve a confrontare la velocità reale con quella che rileva lui nella modalità di registrazione, quindi quella che vi comparirà. Se ci sono delle differenze, qui avete la possibilità di settarle. Qui è possibile impostare la velocità che vogliamo, quindi un limite, in questo caso 130 per le autostrade, e ci avvertirà nel caso in cui lo supereremo. Infine abbiamo la possibilità di selezionare l'unità di velocità, quindi chilometri orari o miglia orarie.
per l'installazione i laccetti che vi facevamo vedere prima di plastica vengono fissati così al vostro specchietto dell'auto. Si mette nella parte anteriore lo specchietto aggiuntivo che verrà allacciato a quello posteriore. Tutti i cavi poi, come ha fatto il nostro amico, sono stati nascosti all'interno dell'abitacolo. Questo è il montaggio semplicemente. Altra cosa che ci segnalava il nostro amico è che, avendo fatto fare l'installazione di un'elettrauto, non viene utilizzata la presa 12 volt dell'accendisigari, quindi verrà collegata direttamente all'alimentazione nella zona dei fusibili. Secondo noi questo è un prodotto che può essere molto utile in qualsiasi occasione dell'anno, quindi è capitato adesso d'estate, perché comunque anche durante un viaggio con certe persone che ci sono in giro è sempre meglio essere prudenti. Esattamente, poi naturalmente può essere utile per tutto l'anno, anche con il monitoraggio del parcheggio. L'abbiamo vista, provata, ci è sembrato un buon prodotto, veramente un buon prodotto, di ottima fattura. Anche il nostro amico la sta usando da poco, però si ritiene pienamente soddisfatto. Non vuole comparire in video, però vabbè. Sono scelte, esatto. Noi rispettiamo tali scelte. Inoltre qui sotto troverete anche il link per il modulo GPS. Bene ragazzi, il video si conclude qui, speriamo che anche questo prodotto che vi abbiamo presentato può esservi utile e magari vi abbiamo dato un'idea per poterlo acquistare. Controllate ragazzi, qui sotto c'è il link del prodotto che vi abbiamo appena presentato e che dire, al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!